In questo filmato andremo a modellare questo oggetto solido facendo uso di Inventor. Allora, le dimensioni sono riportate in una tavola, sempre ricavata da Inventor. E adesso possiamo cominciare. Prima cosa, apriamo un nuovo disegno. Quindi metrico, standard, millimetri, PT, crea. Poi nella parte appena creata, dopo aver impostato alcuni parametri di visualizzazione, andiamo a costruire, andiamo a cominciare con uno schizzo dove porteremo l'immagine con la tavola, ok, con la tavola da cui ricaviamo le misure. Ok. Dunque, l'abbiamo già fatto in AutoCAD, c'è già un filmato, lo modelliamo seguendo la stessa strada, quindi costruiamo questa prima regione, questo primo profilo. Allora, partiamo in 00, raggio 27, cerchio, nell'origine AA, prima abbiamo un nuovo schizzo. Perdono, avvia nuovo schizzo su questo piano. Perfetto, cerchio. 54 di diametro. Poi partiamo da questo punto e costruiamo 65. L'angolo è 90, corretto. Spostiamo la quota. Poi costruiamo questa spigola qui, non sappiamo la lunghezza, quindi partiamo dalla fine del segmento di 65 e tracciamolo per un tot. Facciamo. Poi 100, 180, perfetto. Ora ci andiamo a cercare il centro di questa circonferenza di raggio 64, con la quale praticamente quasi finiamo il profilo. Allora, si trova a 111 da questo segmento, quindi offset 111. Invio, continua, 111, perfetto. Qui facciamo che questo lo trasformiamo subito in una linea di costruzione, ok? Poi l'altro asse si trova a distanza 48 da questo spigolo, quindi da questo spigolo a distanza 48. Potremmo o costruire una linea e poi impogli e facciamo così. Ok, e imponiamogli la distanza di 48 dall'origine. Allora, non esiste nessun punto, vedete, mi dà solo una quadra orizzontale, quindi brecchiamo, costruiamo il segmentino lungo 5 da qui, questo segmento qui, linea, qui dobbiamo cambiare le impostazioni, ok, linea 5, perfetto, adesso possiamo fare la distanza, 48 da qui a qui, eccola qui. 48. Ok, e poi quest'ultimo spigolo a distanza 5, quindi ancora qui un offset di questo, invio continua, 5. Ok. Costruiamo il cerchio di raggio 64,
diametro 128, quindi cerchio in questo punto di intersezione 164-128, poi tagliamo, cominciamo a tagliare qualcosa, tagliamo questo, via, questo non ancora, estendiamo questo segmento dove c'è il mouse fino al cerchio, quindi estendi, ok, individuiamo questo punto. E da questo punto tracciamo, quindi da qui a qui tracciamo l'ultimo pezzettino del profilo. Abbiamo tutto, già che ci siamo, via questo, taglia. E taglia. Ok, il profilo è creato, diamo un attimo un'occhiata alle quote. Benissimo, 6 quote necessarie. Beh, innanzitutto qui c'è da dire che qui non abbiamo punti, abbiamo solo un'intersezione. Quindi tiriamo via questa, tiriamo via anche questa. Fissiamo un punto, costruiamo un punto qui e questo punto lo fissiamo. Dopodiché questo punto lo quotiamo rispetto all'origine. Rispetto, qui c'è, è successo qualcosa di brutto, quindi si è spostato il tutto. Evidentemente quando ho eliminato, ho tagliato via dei riferimenti, torniamo indietro. No, sono proprio io che ho sbagliato a costruire l'oggetto perché non sono andato nell'origine qua. Allora, non so perché ho preso quel punto lì. Ah, ecco, era tutto giusto, poi si è spostato lui. Beh, siamo tornati in una situazione corretta, finiamo il disegno. Evidentemente, quando ho fatto qualche operazione, non avendo fissato ancora tutti i vincoli, facciamo una cosa, qui mi dice che ci sono delle quote necessarie, fissiamo dei punti. No, questo è già a posto. Questo è già a posto. Perpendicolarità. Ok, questo l'ho preso. Perpendicolarità tra questo e questo l'ha preso. Tra questo e questo l'ha preso. Ok, e sono scesi. In questa maniera, diciamo, non ci si sposterà più. 48, 111, ci siamo, cerchio nell'intersezione di 64, 128, ok, poi questo da 5 l'abbiamo fatto, dobbiamo fare la parallela, facciamo così, linea. Ok. Poi la prolunghiamo. Perfetto, e poi la quotiamo. Avevamo fissato tutto, quindi possiamo fare la linea che va dall'intersezione alla fine. Solo che questa è una linea non di costruzione, quindi dobbiamo togliergli questa. E poi possiamo tagliare. Ok.
5 quote necessarie perché ancora abbiamo questi segmenti, vedete questo e questo, che sono, e anche questo, che sono. Allora, questo non mi serve più, l'elimino, e quindi diventano, sono rimaste 5, ma non. Questo lo elimino e questo lo elimino. Quote sono 3. Allora, adesso fissiamo questo punto. Perfetto, le quote sono ancora solo una. Qui dobbiamo tagliare. Questa è vincolata e quindi non me lo fa tagliare. Via la quota, 100, taglia. Ok, quotiamo questa posizione. Ipervincola per cui niente, e vediamo se quella che manca è questa. Anche questa ipervincola a nulla. Cosa c'è rimasto che non è a posto? Completamente vincolato, era quello verde, non era completamente a posto. Questo punto è bloccato. Ok, concludi schizzo. Concludi schizzo, estrudi nell'altra direzione di 55. La larghezza, vedete, è 54. Ok, andiamo nella lavorazione. Di estrusione, modifica lavorazione 54. Allora, adesso andiamo a fare lo scasso sopra questo rettangolo. Quindi nuovo schizzo, avvia schizzo 2D su questa faccia. Costruiamoci un rettangolo. Dopodiché andiamo. Allora, 19 questa distanza qui. Questa distanza del lato del rettangolo dalla. E il rettangolo è largo 22,22. Lo scasso è 22,22. Allora, torniamo sul nostro schizzo. Allora, dimensione 22,22. Poi distanza 19. Perfetto, dobbiamo solo mettere il punto medio sull'asse. Allora costruiamoci un asse, linea di costruzione. Lunga a piacere, l'importante è i gradi 180, ok? E poi muoviamo, mettiamo un vincolo di coincidenza fra il punto medio e l'asse, rispettando i 19, rispettando i 22, 22, il parallelepipedo è completamente sistemato. Il rettangolo è completamente sistemato, adesso non ci resta che fare l'estrusione. Allora, concludi schizzo, giriamo l'oggetto.
Setta come vista iniziale e prendi questa e la settiamo come vista dall'alto. Torniamo alla casetta, estrudiamo. Di più di quello che serve a tagliare, ok, scasso fatto, cerchio, o meglio, cerchio centro di questo foro svasato. Allora, prima lavorazione sta su questo, il primo lo facciamo su questo lato, costruiamo un punto, quindi avvia schizzo 2D su questa faccia. Facciamo un punto, ok, e poi ne quotiamo le distanze che sono quindi 27 e 32, 27 laterale, quindi lo posizioniamo, 27 e poi 32. Finito, abbiamo il centro del cerchio, il resto lo farà il comando foro che sta nei solidi, quindi centro da schizzo, il centro è questo, la tipologia è questa, quindi dobbiamo inserire i parametri, il diametro, allora è passante, quindi non dovrebbe esserci questo numero. Il diametro è 6 e il diametro è 2,5, allora 90 gradi, giusto? 2,5, 2,5, 2,5, fanno 5 più 6, 11. Ok, facciamo arrivare fino a circa metà. Perfetto, vedete, esce e confermiamo. Allora questo svaso è stato creato. Foro con svaso è stato creato. Adesso questa lavorazione la ripetiamo pari pari dalla parte opposta. Quindi ci serve di fare un mirror di foro 1. Per fare un mirror di foro 1 ci serve il piano di specchiatura. Vediamo un attimo, no? No. Ok, non è un piano di mezzeria, ma ce lo creiamo. Piano. Perfetto, vedete, sono andato a cercare il punto di mezzeria col mouse. Leggete in basso a sinistra, fare clic qui, leggete qui, io ritorno a prendere il punto. Fare clic per creare piano mediante punto e parallela. Perfetto. Quindi adesso abbiamo anche il piano di lavoro rispetto a cui specchieremo una lavorazione. Quindi lavorazione. La lavorazione da scegliere è questa, foro. Il piano di riflessione è questo. Diamo l'ok e andiamo a vedere se tutto è perfetto. Ok. La lavorazione è stata creata anche dall'altra parte, quindi questa è l'originale con lo svaso e questa l'altra. Torniamo alla nostra vista iniziale, spegniamo il piano di lavoro che ci dà fastidio. Ancora l'asola. Allora, è un'altra lavorazione, avvio schizzo 2D su questa faccia. Le asole sono già disponibili come rettangoli, quindi la facciamo subito. La facciamo già anche in asse e già che ci siamo la facciamo, mi sembra sia da 13, la facciamo da 13. Adesso l'unica cosa da fare è spostarla, allungarla correttamente e spostarla. Allora, devo mettere prima la quota che
dice che questo punto rispetto a questo, ecco, qui mi sono un po' cacciato nei guai. Allora, io ho la quota sopra 9, quindi devo spostarla di 9. Facciamo una cosa, brutalmente, la cancelliamo e la rifacciamo, asola. È meglio metterla fuori posizione che cercare una posizione dopo. Sempre verticale, quello sì. Sempre 13, quello sì. Va bene così, adesso la quotiamo. Quindi la distanza tra questo punto e questo è 9. La distanza tra questo punto e questo è 47. Infine, questo punto deve coincidere con l'asse, quindi facciamoci una bella linea d'asse. Novanta. Ok, e facciamo coincidere questo punto con l'asse, e qui è sparito tutto, annulla. Facciamo coincidere questo punto, qui bisogna stare attenti, con l'asse. Perfetto, allora direi che ci siamo, 13, 47, 9 sono i dati che ci aspettiamo, quindi 13, 47, 9. Concludi schizzo e facciamo l'estrusione a tagliare. Quindi non ci preoccupiamo della lunghezza, ne prende una di quelle usate prima e ok. C'è rimasto soltanto il braccio più corto. Allora, cambiamo inquadratura, portiamoci su questa faccia, costruiamo un ulteriore schizzo, quindi su questa faccia, proiettiamo questa geometria, questa ci servirà perché eccolo qua, il centro del cerchio. Qui abbiamo ESC, qui abbiamo un cerchio, vedete, da 75, lo vedete al contrario, poi rigenererò tutto. Abbiamo un cerchio da 75, di là era da 64, quello fatto è 64, quello da 75, ma il centro era lo stesso, cambiando il piano ovviamente. Per cui, tornando alla lavorazione che stavamo facendo, perfetto, adesso c'è da fare un cerchio, stesso centro, ma 74, 74 e 74, 128. Qualcosa mi dice che abbiamo sbagliato all'inizio. Non è un problema. Allora, questo lo concludiamo. 74 e 74, 148, perdono. Ma è 74 e 75, è 75, 150. Non abbiamo nessun errore, 150. Cambiamo, il cerchio è quello. Concludi schizzo. Ora costruiamo un cilindro. La cui lunghezza e verso lo facciamo manualmente, controlliamo di essere in una posizione corretta. Direi di sì, ne tira via a togliere. Ok. Torniamo all'inquadratura iniziale e l'oggetto è completato. Abbiamo il profilo, abbiamo i due fori svasati, l'asola e lo scasso e i due braccetti differenti. Buon lavoro!